la partita tra Sassuolo e Fiorentina, per il risultato di 5-1 per i ragazzi della Fiorentina. Cominciamo col capitano del Sassuolo, allora Cecere, avete cominciato bene, come solo sempre. Che come sempre poi alla iniziamo fine bene. Iniziate a venire meno, più che fisicamente, proprio mentalmente. Vedo assenti, perdete gli uomini, perdete occasioni, pensi che cosa si debba fare? Sicuramente tenere lo stesso ritmo che siamo inizio partita, che anche la partita scorsa abbiamo iniziato, stavamo pareggiando, abbiamo anche avuto qualche occasione per segnare il gol del vantaggio, abbiamo perso 8-2, 8-3. E oggi è successo un po' la stessa cosa, inizio bene e poi alla fine poi dobbiamo migliorare un po' a essere costanti. Bisogna combattersi fino allo spogliatoio e crederci fino alla fine. Esatto, crederci fino alla fine, è difficile dove siete partite. Le partite qua durano 50 minuti, quindi dal primo al cinquantesimo bisogna dare sempre il massimo. Esatto, purtroppo sembra che non lo facciamo, dobbiamo migliorare proprio questo, dare il massimo ogni partita fino alla fine. È tempo di recuperare ancora, c'è, quindi le partite ci sono. Niente è perduto. Le partite ci sono, non la possiamo fare. Io ti faccio comunque i complimenti e un bocco per le prossime. Grazie mille. Allora Toni, seconda partita, seconda vittoria, voglio aggiungere vittoria importante, comunque un 5-1 che la dice tutta. Come diceva lui, loro sono di bere fuori i primi minuti, sono andati anche in vantaggio. Poi sulla lunga, come la partita scorsa, la tua squadra è venuta fuori. Stasera ho visto il grande innesto di Baldares, se non sbaglio, che migliore in campo. Sicuramente è stato, diciamo, il faro della vostra squadra stasera. Sì, diciamo che come al solito tendiamo a fare bene, poi il primo tempo caliamo un pochino, il secondo tempo esce fuori tutta la qualità, come la partita scorsa. Ora stiamo a 6 punti importanti, una vittoria importante anche dato se abbiamo giocato contro la squadra che ha perso contro l'ultima, come ne abbiamo vinto, parecchio. Però significa che almeno dalle ultime un passo avanti. Sì, sapevamo che si sarebbero rinforzati sicuramente, perché il Sassuolo, dopo aver preso una brutta batosta la prima, doveva rinforzarsi e l'ha fatto. È partito molto bene, ci ha messo in difficoltà, però alla lunga chi la dura la vince. Sicuramente. Diciamo che a mio parere, per quello visto in campo, le prossime si annunciano partite toste, molto importanti. Sono, diciamo, squadre storiche che hanno detto già loro in questo torneo, quindi vengono già attrezzati. Cosa pensi della Fiorentina possa dire in questa partita? Che sicuramente non partiremo come all'inizio delle prime due partite. Dobbiamo migliorare all'inizio, il primo tempo sicuramente. Diciamo l'impatto con la partita è quello da migliorare. Sì, poi se ne sono messe anche le condizioni climatiche che non erano proprio eccellenti, però abbiamo recuperato, questo è l'importante, 5 gol sono 5. Uscite vittoriosi da una battaglia. Sì, sì, sì. Non sono venuti come alla prima loro, sicuramente. Toni, io ti faccio comunque i complimenti per questa grande vittoria e buon lavoro. Ragazzi, grazie.